riunioni civili, doppia manifestazione. In mattinata a Sittina, a Bolzano, delle sentinelle in piedi contro il provvedimento legislativo in favore del quale le associazioni omosessuali si sono schierate, con una manifestazione oggi in piazza Municipio. Corteo antifascista in mille a Bolzano, partito dalla stazione ferroviaria, il lungo serpentone ha percorso le vie della città in segno di protesta dopo l'aggressione di 10 giorni fa ai danni di un sedicenne nei pressi della sede di Casa Pound. Carnevale di Laives è presentata l'edizione 2016. Il patron Cesare Zenorini ha illustrato oggi le novità della kermesse, che vivrà il momento clou il prossimo fine settimana con l'attesa sfilata dei carri. Strife da sogno per Peter Phil, il 33enne azzurro di Castelrotto si è imposto oggi nella mitica discesa libera di Coppa del Mondo a Kitzbühel, entrando così di diritto nella storia dello sci. Buona serata, gentili telespettatori, e ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Allora, come avete sentito dai titoli, le polemiche sul decreto legge in tema di unioni civili al vaglio del Parlamento approdano anche a Bolzano. Oggi doppia manifestazione in ordine di tempo, stamani sit-in delle sentinelle in piedi in piazza Mazzini. Vediamo il servizio. Come in molte altre città italiane, oggi anche a Bolzano le sentinelle in piedi hanno manifestato in concomitanza con l'approdo in Parlamento del disegno di legge Cirinnà in tema di unioni civili. In rigoroso silenzio hanno reiterato quella che definiscono essere una resistenza formata da persone che vegliano su quanto accade nella società, denunciando ogni occasione in cui si cerca di distruggere, dicono, l'uomo e la civiltà. Un modo, aggiungono le sentinelle in piedi, per risvegliare le coscienze intorpidite e passive di fronte al pensiero unico. Innanzi a loro ha preso la parola l'ex sindaco di Bolzano, Giovanni Benussi. Vediamo in altre 54 città per denunciare pubblicamente una serie di minacce contro l'uomo in corso nella nostra società, delle quali è sempre più difficile dissentire senza essere accusati di oscurantismo o peggio di omofobia. I partecipanti, dispostisi in piazza Mazzini, sono rimasti in piedi in silenzio per una ventina di minuti per poi ascoltare l'intervento di Benussi. La famiglia è sotto attacco, la dignità stessa dell'essere umano è sotto attacco. Ma siamo qui soprattutto per difendere l'uomo da un attacco senza precedenti nella storia che mira a ferire la sua natura tramite il disegno di legge sulle unioni civili. E poche ore dopo, dunque, nel primo pomeriggio odierno, in difesa del disegno di legge Cirinnà si sono schierate a Bolzano le associazioni omosessuali con una manifestazione andata in scena in piazza Municipio. È ora di essere civili, hashtag Sveglia Italia, slogan con il quale oggi le associazioni omosessuali Centaurus e Arcigay a Bolzano, come in molte altre piazze italiane e straniere, hanno indetto una manifestazione tenutasi in piazza Municipio, il tutto per reclamare la difesa del disegno di legge Cirinnà, definito un utile compromesso in attesa di un più ampio riconoscimento dei diritti che in altri paesi europei, si è detto, sono da tempo sanciti per legge. Noi vogliamo la parità di diritti, che è il nostro scopo finale. Una legge sulle unioni civili è un primo passo che dovrebbe garantire dei diritti elementari, come per esempio che io possa andare in ospedale a trovare il mio compagno, oppure l'eredità o la reversibilità della pensione. Credo che sia ora che l'Italia sia allo stesso livello degli altri paesi europei. Molti giovani e anche numerose forze politiche del centro-sinistra, oltre ovviamente ad aderenti alle associazioni omosessuali altoatesine, hanno affollato la piazza in attesa degli sviluppi politici e del dibattito parlamentare su una legge, quella elaborata dalla senatrice del PD, Monica Cirinnà, che rappresenterebbe, si è detto, un evento storico. È ora, è l'ora dei diritti, perciò diciamo svegliati Italia, e abbiamo fatto suonare tutti insieme le sveglie per dire che è ora veramente di fare questa legge, benedetta legge sulle unioni civili, la legge Cirinnà.
Nel pomeriggio a Bolzano si è tenuto anche un corteo di militanti antifascisti che, partito dal parco della stazione, ha percorso le vie del centro storico per giungere infine in piazza Matteotti. Un migliaio le persone che vi hanno preso parte. La manifestazione era stata indetta dopo l'aggressione subita il 13 gennaio scorso da un sedicenne in via Cesare Battisti, nel capoluogo, nei pressi della sede del movimento di destra Casa Pound. A quanto pare si è trattato di un episodio legato a motivi politici sui quali peraltro indaga la Digos. Alla manifestazione odierna hanno preso parte anche rappresentanti del Centro Sociale Bruno di Trento. Sala affollata oggi a Bolzano per il primo appuntamento, dopo la presentazione ufficiale di una settimana fa, della Convenzione dell'Alto Adige, incaricata di elaborare una bozza di rielaborazione dello Statuto di Autonomia. Processo voluto dalla Presidenza del Consiglio Provinciale di Bolzano e curato a livello scientifico dall'EURAC. C'era la curiosità di capire e vedere se dopo la presentazione ufficiale di una settimana fa la convenzione dell'Alto Adige fosse in grado di attirare tante persone, cittadini ma anche ovviamente politici ed ex politici. Appuntamento stamani all'EURAC di Bolzano per un open space, discussione allargata e poi articolatasi in gruppi di lavoro e in sala. Rimanevano solo posti in piedi, tutti pronti a dare il loro anche piccolo contributo per disegnare la carta fondamentale del futuro dell'autonomia. È importante il coinvolgimento dei cittadini perché i cittadini sono quelli che sono i portatori dei saperi diffusi, sono loro che effettivamente vivono la quotidianità della nostra autonomia e perciò possono apportare con le loro idee e con le loro idee per il futuro effettivamente un avanzamento dell'autonomia e dell'assetto territoriale. In sala, come detto, molti semplici cittadini, ma anche personaggi e volti noti alla politica, pronti questi ultimi a non chiedere il rispetto di gerarchie di sorta, ma di partecipare tanto quanto, come detto, i semplici cittadini a un processo che si svilupperà con altri 8 incontri pubblici di qui a marzo. Prossimi appuntamenti sono quasi tutti i comprensori dell'Alto Adige, sempre gli Open Spaces, prossimo sabato a Brunico e poi a seguire a Merano, a Bressanone, a Silandro, a Egna, alla Villa e di nuovo a Bolzano, quello conclusivo il 5 marzo. La cronaca, vigili del fuoco al lavoro ieri sera verso le 21:30 a Bolzano per un incendio sulle pendici del Guncina a lanciare l'allarme a alcuni cittadini che temevano che le fiamme potessero originare un incendio boschivo. In realtà è andata in fumo una panchina lungo le passeggiate. Dopo circa un'ora l'intervento dei pompieri si è concluso. E fiamme la scorsa notte sull'Alpe di Siusi, ad andare a fuoco una baita in frazione Saltria. L'allarme è scattato verso le 4 e sul posto sono giunti un'ottantina di vigili del fuoco volontari della zona che per spegnere le fiamme hanno utilizzato anche acqua destinata agli impianti di innevamento artificiale delle vicine piste di sci. La baita è andata completamente distrutta. Cambiamo argomento, non senza qualche disagio che si è registrato in particolare sotto le festività natalizie, continuano i lavori di risanamento di Piazza Duomo a Merano. I cantieri chiuderanno, salvo imprevisti, entro Pasqua. Ruspa in azione in Piazza Duomo a Merano, proseguono senza interruzione i lavori di risanamento. La promessa dell'amministrazione comunale della città in riva al Passirio è quella di chiudere i cantieri prima di Pasqua. Non senza qualche polemica sollevata da alcuni commercianti della zona, i lavori saranno ultimati entro la fine di aprile. Qualche disagio si è registrato durante il periodo natalizio, come era ovvio che fosse, visto e considerato il via vai di turisti. Anzi, è stato proprio l'assessore competente Stefan Fröcher a sottolineare il fatto che i risultati, una volta terminati i lavori, si vedranno e tutti ne beneficeranno, nessuno escluso, residenti compresi. Da dire che durante gli scavi sono stati ritrovati alcuni reperti archeologici di poca importanza, dopo essere stati attentamente analizzati dagli esperti delle belle arti. Come confermato dagli addetti ai lavori, risulta difficile operare in pieno centro storico, tuttavia ogni criticità di intervento è stata superata ed anche stato ripristinato il percorso riservato ai pedoni. Dunque, per il comune di Merano ogni promessa è debito ed i cittadini avranno la loro Piazza Duomo tutta nuova prima di Pasqua, salvo inaspettate sorprese.
Tempi duri in arrivo e finalmente per i fumatori incivili che si liberano dei mozziconi di sigaretta gettandoli a terra. Dal 2 febbraio entrerà in vigore anche in Alto Adige la legge statale che prevede pesanti sanzioni per chi sgarra. Nello specifico la multa sarà pari a 110 euro e varrà anche per chi getterà per strada cartacce o gomme da masticare. Vale la pena di segnalare che nel solo centro storico di Bolzano la SEAB raccoglie ogni mese 20 kg di mozziconi di sigaretta. Presentata oggi la 39esima edizione del Carnevale di Laives, che vivrà il suo momento clou domenica 31 gennaio con l'attesa sfilata dei carri allegorici. Pronto a divertire e stupire anche quest'anno, nonostante l'età, perché quella del 2016 sarà la 39esima edizione del Carnevale di Laives, che di anno in anno ripropone la sua ricetta vincente, trovando però elementi di innovazione. Il tendone che abbiamo allestito in pineta, dove faremo il sabato precedente la sfilata, una grande festa carnevalesca. Siete tutti invitati, il tendone è riscaldato, perciò non abbiate paura, venite a trovarci. E questo tendone rimarrà a disposizione anche al termine della sfilata, dove potremo trovare ristoro e balli e musica. Il momento più atteso è la sfilata dei carri allegorici, che partirà domenica 31 gennaio alle 13 da via Kennedy a Laives per concludersi attorno alle 16 a Pineta. Ed è già pronta la lista dei temi che caratterizzeranno i carri. Si parte dall'Arca di Noè, poi si passa per C'era una volta, il racconto delle fiabe, poi un tema sono le varie diversità di gestire un'automobile da parte dei maschi e delle femmine, gli sportivi e meno sportivi. E poi avremo un gruppo scozzese, sveleremo il segreto del lago di Loch Ness e poi abbiamo i soliti, fortunatamente abbiamo il gruppo peruviano e boliviano che con i loro balli, le loro coreografie molto colorate ci porteranno fino a Pineta, a Bolzano poi il sabato successivo. A quanto pare quest'anno la politica avrà poco spazio nella sfilata. Penso che forse di politica quest'anno non abbiamo toccato questo tasto, però diciamo che siamo abbastanza contenti di quello che succede durante la settimana senza andare a cercare altre cose. Appuntamento dunque con il Carnevale di Laives e gli eventi clou sabato 30 gennaio, festa nel tendone a Pineta e il giorno dopo la tradizionale sfilata dei carri. Curioso fenomeno meteorologico stamani a Bolzano. Nelle prime ore della giornata il cielo è stato coperto e ha favorito alcune brevi precipitazioni. Non si è trattato dell'attesa neve, quanto invece di pioggia gelata, una forma di precipitazione solida, detta anche pioggia ghiacciata, formata da granelli di ghiaccio o duri. Le immagini che vedete si riferiscono alla zona di Corso Italia. Ancora cronaca, lunghe code stamani sulla statale della Val Sarentino per un incidente verificatosi nella 15ª galleria. Per cause imprecisate due automezzi si sono scontrati. Non si ha notizia di feriti gravi, mentre sull'arteria il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora al fine di consentire da parte dei carabinieri l'effettuazione dei rilievi e poi la rimozione dei veicoli incidentati. Cambiamo argomento, il 31 gennaio uscirà il video Tempesta di sabbia degli Scar, nel gruppo rock che lo scorso ottobre ha perso il batterista Alex Radicchi, vittima di un incidente in moto, e a lui è dedicato il video. Queste sono le immagini del video Tempesta di sabbia, brano scritto dagli Scarn, gruppo rock altoatesino che lo scorso ottobre ha perso il batterista Alex Schicchi Radicchi, scomparso dopo un tremendo incidente in moto all'interno del circuito di Cremona. Il video autoprodotto dagli Scarn è stato registrato sulle sponde del Rio Vallarsa di Laives e sulle collinette di Ora. L'idea del testo, che è Tempesta di sabbia, mi sono ispirato un po' alla mia vita coniugale, infatti parla un po' di un rapporto di coppia dove un uomo cerca, nelle sue difficoltà, trova un appoggio, trova un aiuto praticamente nella sua partner, praticamente nella compagna. Il video Tempesta di sabbia uscirà ufficialmente il 31 gennaio ed è dedicato ad Alex Radicchi. Beh, in automatico questo video è dedicato ad Alex. Ormai i pezzi vecchi
diciamo vecchi, non sono vecchi, ma gli ultimi pezzi che abbiamo fatto sono stati costruiti, creati insieme ad Alex. Video, questo video compreso e anche quello in precedenza, Veleno. Quindi automaticamente sono opere anche sue. Anche lì ha messo del suo, della sua fantasia, delle sue idee. E quindi non è mio o di Francesco o di Leo il video. Il video è degli Scarn, praticamente. E negli Scarn c'è anche Alex. È doveroso ed è un bel pensiero, secondo me, dedicare questo video a lui, che si è dato da fare anche lui per questo. Gli Scarn intanto stanno lavorando anche ad un altro progetto. Sabato 5 marzo infatti organizzeranno al Black Box in zona Galizia Live il primo Skiki Day, al quale parteciperanno band non solo locali ma anche provenienti da Lombardia e Veneto. Suoneranno dal primo pomeriggio fino a notte fonda, un modo per ricordare Alex attraverso la musica, una delle sue grandi passioni. Non temo perché sulle mie labbra il tuo sapore che parla di te. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, tra poco il consueto intervento del sabato a cura di Tony Visentini e poi la pagina dello sport. Rimanete con noi. Io vivo in questa terra, con la mia gente. Non dimentico la tradizione dalla quale provengo e ogni giorno vivo e convivo nel presente, ma soprattutto non smetto mai di guardare al futuro. E tu? Convenzione.bz.it. E allora, come ogni sabato, a questo punto è arrivato il momento di Tony Visentini. Un saluto a tutti. Questa volta parliamo di donne. Ebbene, sì, va fatto ogni tanto qualche ragionamento sulle donne, preziosissime, bellissime. Ebbene, quando ero ragazzo io, tanti anni fa, e i costumi sessuali erano più morigerati di quelli attuali, diciamo, allora, e noi giovani maschi avevamo delle tempeste ormonali verso i 14, 15, 16 anni, per stare insieme un po' di più a contatto ravvicinato, si organizzavano delle feste. Feste danzanti, si ballavano i lenti, si stava abbracciati. Era il modo per stare insieme, rapportarsi con l'altro sesso in questi primi approcci amorosi. Le ragazze mancavano però. C'era qualcuno della compagnia che aveva delle sorelle, ma poi fortunatamente c'era qualcuno, una sorta di nostro piccolo Don Giovanni, che attirava le ragazze come il miele con le api, e lui portava le ragazze. Nella politica attuale, voi sapete giustamente, ormai sta imponendosi, si è imposto il principio della presenza obbligatoria delle donne nelle liste dei candidati, nei consigli di amministrazione, ovunque si decide. È un modo per incrementare questa presenza e questa partecipazione, per valorizzare. Ora però succede che la cosa, per quanto presa sul serio come principio, nei fatti non sempre venga applicata. Le donne ci vogliono, per legge, addirittura per legge, è obbligatorio averle, ma nessuno si premura per tempo di organizzarsi. Sono le ultime a venire inserite in queste liste, in questi consigli di amministrazione, in questi organismi. Insomma, non c'è nessuno che seriamente si preoccupi di portare le donne. Ed allora, per piacere, in futuro, visto che adesso abbiamo delle tornate importanti, pensateci per tempo. L'appello ai partiti, ai sindacati, alle associazioni, pensateci per tempo. Le donne
ci sono, magari anche brave, ma pensateci per tempo, perché altrimenti rischiano di venire lì chiamate solo a tappare dei buchi. Bisogna farlo e dunque lo facciamo. Brave o non brave non importa, basta che siano donne. Beh, un po' troppo poco. Un saluto a tutti. Grazie a Tony Visentini, siamo alla pagina dello sport. In primo piano lo sci alpino, trionfo azzurro oggi nella discesa libera di Coppa del Mondo disputata sulla mitica pista Strife di Kitzbühel in Austria. Il successo è andato all'alto atesino Peter Phil, che a 33 anni ha conquistato oggi la seconda vittoria iridata in carriera. L'azzurro di Castelrotto ha preceduto gli svizzeri Beat Feuz e Carlo Janka. E per il biathlon, stagione di Coppa del Mondo sempre più ricca per Dorothea Wierer, la stella altoatesina che ha sfatato anche il tabù casa, cioè un grande risultato ad Anterselva. La Wierer si è classificata oggi seconda dietro la russa Potkufarova per appena 8 secondi causati dall'unico errore in piedi e sale sul podio dunque la Wierer con l'altra russa Ekaterina Jurlova, giunta terza. E per l'hockey su ghiaccio, esordio positivo del Bolzano nel pick round dell'Ebel, ieri i biancorossi hanno sbancato il ghiaccio del Linze con il punteggio di 3-1. Lo stadio del ghiaccio di Linz non è certo tra i campi più facili per il Bolzano, la tradizione è negativa e il compito della truppa guidata da Pockel era anche quello di sfatare un tabù lungo 2 anni. Da tanto infatti i Foxes non riuscivano nell'impresa di vincere. Nella cittadina austriaca ci sono riusciti ieri al termine di un match che soprattutto nel primo tempo è stato da 8 in pagella per Egger e Sochi. Partiti bene dopo l'ingaggio iniziale e costretti però a subire al 6:32 la doccia fredda del gol dei padroni di casa per mano di Kozek, top scorer dell'Ebel, bravo a sfruttare una superiorità numerica. I biancorossi ci impiegano poco però per rimettere in ordine le idee e pareggiare i conti con una splendida azione nella quale Saviano al 7:42 è bravo a produrre un proficuo taglio e poi a superare in uno contro uno l'estremo avversario Uzas. Il Bolzano continua però a spingere sull'acceleratore, non ancora soddisfatto di quanto fatto, e perviene al vantaggio al 12:28 con Foster, e anche in questo caso il Bolzano è bravo a sfruttare un'azione di contropiede. Non è tutto, perché a un minuto dalla prima sirena Broda porta a 3 le reti dei biancorossi. Nella frazione centrale il Linz è costretto a rinunciare a Spannering, infortunatosi al ginocchio, e prova a rimettersi in carreggiata. Lo fa producendo una serie di conclusioni sulle quali Jaroslav Hübl si fa trovare preparato. I Black Wings mettono sul pallottoliere il doppio dei tiri in porta dei Foxes, ma nulla cambia anche nel terzo drittel, con alcune parentesi offensive biancorosse fallite di poco. Finisce 3-1, 3 punti d'oro per il Bolzano, che scala 2 posizioni nella graduatoria del pick round, e domani al Pala Onda arriva la capolista Salisburgo. Il match avrà inizio alle 18:30. Match dunque da non perdere domani al Pala Onda contro il Salisburgo, e a questo punto le previsioni del tempo. Domani durante la mattinata le nubi alte aumenteranno e potranno coprire il sole, le precipitazioni saranno tuttavia generalmente assenti, verso sera ampie e schiarite, föhn in attenuazione. Un'occhiata alle temperature minime e massime previste per domani: Bolzano -6,5 gradi, Bressanone -7,4, Brunico -9,1, Pipiteno -9,3 gradi, Merano -5,5 gradi, Silandro -5,4 gradi. Lunedì il cielo dovrebbe essere sereno, le temperature saranno in ripresa, soprattutto in montagna con 0 termico, in salita fino a quasi 3000 metri di quota. Martedì e mercoledì tornerà qualche nube, ma senza precipitazioni. Prima dei saluti vi segnalo, e lo fa anche la sovraimpressione, l'indirizzo del nostro sito internet. Vi ricordo inoltre che il prossimo appuntamento con l'informazione su Video 33 è fissato per domani mattina alle 6:40 con la nostra rassegna stampa. Molte grazie di averci seguito e fin d'ora l'augurio di una buona domenica.